Allora, nuova creazione, embroidery, come vedete. Immagino che vi farete un sacco di domande della serie, tipo, ma che fine ha fatto l'altra lavorazione? Da dove è uscita quest'altra? Allora, diciamo che l'altra lavorazione è rimasta a metà, è la verità. Non riesco a concentrarmi se mentre lavoro faccio anche dei video, non so per quale motivo, perdo la concentrazione, perdo l'ispirazione. E quindi l'ho messa da parte aspettando che l'ispirazione torni. Nel frattempo, tutto è partito da questa spirale crochet, perché io avevo inserito una serie di perline sul filo, perché avevo intenzione di realizzare una spirale crochet con questi colori, perché volevo abbinarla ad un altro gioiello che avevo precedentemente fatto. Poi alla fine invece feci la triangle spiral per i cabochon in resina che presi da Raffa la giraffa. Quindi l'altra sera, una settimana fa, mi sono ritrovata tutte queste perline infilate sul filo per la mia spirale crochet e con l'uncinetto mi sono messa lì, ho completato la mia spirale, cosa che mi rilassa moltissimo. Personalmente lavorare all'uncinetto forse tra tutte le cose che amo fare è la cosa che più mi rilassa, perché è proprio un movimento automatico, a volte neanche rifletto su cosa sto facendo, la mente se ne va proprio da un'altra parte, si rilassa completamente e nel frattempo continuo a fare questa spirale crochet. Poi una volta completata la spirale crochet ho detto beh, la vorrei utilizzare, che ci metto al centro? E da lì poi diciamo che è venuto tutto da sé, perché ho pensato all'embroidery, ho pensato che avevo dei cristalli Swarovski, dei rivoli e anche un cabochon da 27 ancora. È stato un qualcosa di molto poco progettato, nel senso che il tutto è iniziato prendendo la stoffa e incollando sopra i vari componenti Swarovski. Quindi sono andata proprio ad incollare i cabochon, anzi i rivoli, e poi anche il cristallo più grande da 27 in posizioni sparse. Dopodiché i passaggi successivi sono stati quelli di incastonare, racchiudere questi rivoli Swarovski all'interno di lavorazioni con perline. Quindi ho cucito i primi giri di perline alla stoffa e poi ho fatto la classica lavorazione al peyote per racchiudere i vari cristalli. Dopodiché sono andata a riempire gli spazi. Diciamo che l'unica linea guida che avevo per questa lavorazione embroidery erano i colori della spirale crochet, perché volevo che comunque la mia lavorazione embroidery si abbinasse in qualche modo. All'interno della lavorazione ci sono poi anche dei cristalli Bicono Swarovski, poi naturalmente vi faccio vedere tutto più da vicino. Sono un po' indecisa sulla posizione della parte centrale, perché in effetti, insomma, è una forma un po' strana quella che è uscita, molto, non ha molto senso. Però ve l'ho detto, è stata una creazione proprio non progettata, nel senso che né avevo avuto un'idea, né mentre lavoravo pensavo a come poter disporre per creare una particolare forma. È stata una cosa che è uscita così, da sola, e quindi viene da sé che anche la forma è abbastanza strana. Non so bene come posizionare questa spirale crochet intorno a questa specie di ciondolo, non lo so. Sembra un po' quei diademi che si mettevano, che ne so, i sacerdoti egiziani. Non so se mi sono spiegata che tipo delle pettorine. Vabbè. Non lo so, forse sarebbe meglio così. Ci sto riflettendo ancora, però nel frattempo faccio il video perché penso che ci metterò molto per decidere. Ho anche pensato che secondo me sarebbe molto bene così, con la spirale crochet che va da qui e arriva fino dall'altra parte, così. Non lo so, devo un attimo valutare. E per ora vi mostro la creazione all'embroidery più da vicino. Allora, eccoci qua con la collana. Come vedete ho messo i cristalli Swarovski, questi 5 sono rivoli, questo è il cabochon da 27, e li ho incollati sulla stoffa, dopodiché sono andata a circondare cucendo il primo giro di perline intorno a questi rivoli e poi ho creato, diciamo, questa semi-incastonatura andando a ricoprire parte dei cabochon in modo che questi fossero racchiusi tra la stoffa e le perline. Poi ho cominciato a inserire perline per, diciamo, fondamentalmente riempire gli spazi. Il primo disegno che era venuto fuori da questa collana, in poche parole, è quello circondato da tutte queste perline più scure. Vedete?
tutte intorno ai rivoli. Poi qui ad esempio ho inserito anche dei bicono Swarovski, vedete sempre tutti intorno, in questo caso a questo cabochon. Questo è un cabochon da 16, questo rosa invece è da 12, anche quest'altro era da 12, questi altri due da 14, questo ve l'ho detto da 27. Per quanto riguarda questi tre cabochon, come vedete ho fatto anche delle decorazioni dorate intorno e sono tutti simili come lavorazioni, nel senso che ho usato gli stessi colori di perline per mantenerli abbinati. Qui invece ho creato cose diverse perché insomma volevo fare un lavoro un po' frastagliato, come dire. All'interno della lavorazione ho inserito anche i bicono Swarovski in diversi punti, diciamo che ho creato una specie di percorso, come vedete qui intorno, poi scende qui e se ne va poi intorno al cabochon, al rivoli centrale. E poi ho riempito anche qui un pochino gli spazi con dei cristalli Swarovski. E una volta che avevo completato tutta la parte dei rivoli, ho riempito gli spazi con delle perline rosa perché la lavorazione mancava completamente di rosa, quindi non richiamava poi i colori della spirale crochet che vedete, comunque ha sia il bianco che il rosa che il violetto. Che altro posso dirvi? Per quanto riguarda le tecniche che ho utilizzato per cucire le mie perline sulla spirale al crochet, vi lascio il link di un video molto chiaro. Il video è in inglese, ma ci sono anche delle animazioni proprio visive in cui riuscirete a vedere come si deve procedere per far passare l'ago attraverso le perline e poi cucire queste perline alla stoffa. Anche perché non ho ulteriori informazioni se non quelle che già vengono mostrate nel video. Ho ordinato un libro sull'embroidery perché voglio insomma imparare qualcosa di un po' più concreto e appena mi arriverà il libro e me lo studierò, naturalmente farò dei tutorial che siano abbastanza esaustivi. Per la parte dietro, come vedete, ho coperto tutta la zona dove naturalmente è presente la mappa del filo che in poche parole si è spostato da una zona all'altra dell'embroidery. Ho coperto questa zona posteriore che era brutta proprio a vedersi con tutti quei fili che andavano a destra e a sinistra con un pezzo di stoffa, la stessa stoffa che ho utilizzato per il mio tessuto embroidery. Ho messo proprio della colla sotto, l'ho attaccata, poi ho tagliato la stoffa e infine ho fatto questo bordo di perline dorate, perché sennò altrimenti si vedeva molto il bordo della parte posteriore della collana. Non so che altro dirvi, perché guardate che l'embroidery è proprio qualcosa di semplice, molto intuitivo. Una volta che vedrete il video di cui vi lascerò il link e imparate quelle poche tecniche di base per cucire le perline, già vedrete che un pochino, se poi avete già dimestichezza con il peyote, riuscirete a creare cose molto, molto graziose, anche semplici. Adesso qua io ho fatto una cosa anche un po' magari vistosa, che può non piacere a tutti. Però naturalmente potete realizzare anche cose più piccole, più leggere, anche forse più portabili, non lo so. E non ci vuole questa grande. E non è molto una questione di tecniche, perché è solo questione di cucire le perline su una stoffa. Più che altro è questione di fantasia, di abbinare i colori, di sbizzarrirsi un pochino. Qui ho cucito le perline in due modi differenti. In questa parte qui sono semplicemente cucite alla stoffa, anche qui, anche per i bicono Swarovski, eccetera. Qui invece, come vedete, sono uscita con l'ago dalla stoffa, ho inserito il bicono, ho inserito una perlina, poi sono rientrata nel bicono Swarovski. In questo modo il bicono se ne viene verso l'alto, vedete? Spunta. E questo è, ad esempio, un altro modo per cucire le perline su una stoffa. Insomma, sono anche comunque tecniche già viste, perché se avete provato a fare magari qualche incastonatura, qualche bracciale con le perline, seguendo la tecnica peyote, o a qualsiasi altra tecnica, herring bone, brick stitch, eccetera, ci siamo, perché il modo di inserire le perline non è che cambia molto. E basta, io penso di avervi detto tutto. Mi avevate chiesto di mostrarvi la parte posteriore dell'altra collana. E ve la faccio vedere perché magari vi può essere utile. Eccola qua. Questa è la parte posteriore della collana. Anche se in questo caso
Vedete, sono forse andata un po' avanti, ma non più di tanto. Anche se io in questo caso ho cucito le perline, sinceramente, in un modo un po' diverso. Cioè, nel senso che qui cercavo di fermare bene ogni singola perlina alla stoffa, mentre ho capito che probabilmente per l'embroidery questa non è la soluzione migliore. Anzi, da una parte, almeno per come lavoro io, è meglio lasciare libere le perline di posizionarsi nel modo che ritengono più comodo. Sembra una frase un po' stupida, però se lasciate libere le perline, quindi non le fissate eccessivamente, non le fissate in modo troppo stretto, queste poi assumono una posizione armoniosa nei confronti anche di tutto il resto del lavoro, senza che vi stiate troppo ad impazzire a posizionarle. Cioè, alla fine, nel momento in cui le affiancate l'una all'altra, assumono questo movimento armonioso e tutto il lavoro risulta morbido. Invece, già in questo caso, secondo me il lavoro è un po', non so spiegarvi, un po' rigido. Forse non so, magari anche tramite videocamera non è molto semplice da apprezzare. Però manca secondo me un pochino di fluidità. E questo è sicuramente un altro motivo che mi ha portato un pochino a interrompere questa lavorazione. Anche se mo rivedendola mi sta venendo voglia di continuarla, quindi vabbè, meno male. È tutto, penso di avervi detto tutto, ci sentiamo al prossimo video e ciao, ciao ciao!